Vince il Pergola Prosesto 5-2, siamo con Piccinini che da difensore si è trasformato bomber oggi. No, vabbè, ho fatto gol, l'importante era vincere. Due gol. Sì, peccato per i due gol presi alla fine che, sai, fanno differenza poi alla fine del campionato per la differenza reti, però dai, è stata una buona partita, abbiamo vinto, l'importante era quello. Vuoi cominciare dal neo, insomma, di questa gara, insomma, una partita in pieno e totale controllo, avete mollato un pochino. Certo, sono stati due episodi che non dovevano succedere, poi lo sappiamo già, a fine primo tempo ce lo siamo detti, che sono quelle partite che alla fine nascondono più sorprese. Siamo rientrati sul 4-0, abbiamo tenuto bene, poi quei due gol ci hanno fregato, però l'importante era gestire la partita, portare a casa i tre punti e l'abbiamo fatto. Sì, insomma, a parte questa cosa, insomma, in questi casi si dice troppo Pergo o troppo poco Prosesto? Ma io credo che in questi casi bisogna dire che abbiamo vinto e basta, perché poi alla fine troppo Pergo, troppo poco Prosesto, non ci credo mai. Loro erano 11 come eravamo noi, anzi noi eravamo anche in 10 a volte, quindi abbiamo vinto, l'abbiamo portato a casa, l'importante era questo. E portato a casa anche molto bene, cioè un Pergo autoritario, ha giocato bene, un grande possesso palla, insomma difficile trovare un difetto oggi, beh, a parte di quello che abbiamo detto. Ma sicuramente abbiamo fatto una buona fase di possesso, ce l'hanno concessa, poi alla fine sono contento perché abbiamo tirato tante volte in porta, che alla fine il possesso palla alla fine è finalizzato a quello, a calciare in porta, a fare gol e ce l'abbiamo fatta. Dopo questa prestazione cambia qualcosa nelle vostre prospettive? Vi illudete di fare qualcos'altro? No, domenica c'è Lumezzane, che è un campo difficile, un campo tosto, una neopromossa. Dobbiamo vincere e sono punti fondamentali per la salvezza, perché è una diretta concorrente.